Il successo a Cesena cosa ha lasciato, in particolare, soprattutto dal punto di vista mentale? Ma è un grande soddisfazione perché, non era, eh, perché sapevamo sarebbe stata una partita eh, dura contro una squadra forte in un ambiente caldo, quindi eh, ha lasciato la consapevolezza che, giocando in un certo modo, il risultato lo si fa. Questo sicuramente, poi la cosa più pratica, ha lasciato tre punti che sono eh, importantissimi. Seconda partita senza subire reti, questo per lei è molto importante? Sì, sì, beh, per tutti, beh, lo sappiamo che abbiamo delle... siamo una squadra che riesce a creare spesso occasioni da gol, per cui eh, non subirlo è una cosa importantissima per una squadra come noi che gioca con due punte, un trequartista, un centrocampista offensivo, davanti alla difesa abbiamo qualità, per cui avere solidità e avere giocatori che oltre alla qualità riescono ad abbinare la corsa, l'aggressività, la, 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 è una cosa importante in questo campionato. Domenico Aldruso di fronte a Suttirol e Virtus Virtus.Vecchia con Paverona due squadre in salute, due squadre che stanno vivendo un momento particolarmente importante in questo campionato sei sì. vittorie in sette partite per entrambe Sì, sì, eh, sicuramente siamo probabilmente in questo momento le eh, due sorprese del campionato in questo momento probabilmente, anzi sicuramente dai risultati siamo quelli che nelle ultime sette gare hanno fatto i risultati migliori e sarà un'altra gara complicata, difficile, già lo diciamo quando incontriamo squadre eh, in posizioni o con dei trend negativi, e a maggior ragione contro una squadra che arriva da tante vittorie consecutive, l'unica sconfitta che hanno fatto l'hanno fatta col Vicenza, e hanno giocato in 10 dal ventesimo del primo tempo, per cui eh, è una squadra in salute e dobbiamo essere bravi. Una squadra che ha un modulo speculare. Sì, sembra di sì, dovrebbe essere così, poi non è detto che sia così per loro o per noi, adesso vediamo, però le ultime partite le abbiamo fatte tutte e due con quel modulo. La squadra come sta? Va bene, ieri abbiamo fatto un allenamento di recupero. Se si sono allenati quelli che non hanno giocato, hanno giocato poco, e fisicamente sembrano tutti a posto, dovremmo essere a completo, recuperiamo anche Trovade sicuramente. Un'ultima battuta sull'esito uh, del turno infrasettimanale. Anche in questa occasione ci sono stati dei risultati a sorpresa. Beh, ma eh, dobbiamo partire dal presupposto che in questo campionato di sorprese non ce ne sono. Poi, perché è un campionato talmente equilibrato e livellato che i risultati li possono, le possono far tutti anche le squadre che sono messe meno bene in classifica perché sono tutte squadre organizzate ben costruite e hanno tutti delle potenzialità per far male agli altri poi ci eh, sono squadre in questo momento magari un po' più in condizione squadre che attraversano un momento migliore o squadre che concedono meno degli altri però se in quei pochi momenti che concedi qualcosa eh, gli avversari tutte sono, tutte hanno delle potenzialità, tutte hanno dei giocatori che ti possono fare male.